Gli aiuti finanziati da Roma arriveranno anche alle attività colpite da ordinanze regionali. È giunto il sì del governo alla conferenza delle regioni, che allargherà il numero di beneficiari del decreto Ristori. La regione Abruzzo infatti ha deciso di anticipare Roma di 2 giorni, imponendo la zona rossa a mercoledì senza attendere lo screening di quest'oggi. Per questo alle attività abruzzesi non sarebbero dovuti giungere gli aiuti nazionali, perché queste hanno dovuto chiudere per un'ordinanza regionale e non per decisione del ministro della Salute. Ora però gli aiuti economici arriveranno anche dove le restrizioni non sono state imposte da Roma. Intanto in molti attendono ancora la cassa integrazione, addirittura quella del lockdown primaverile, ma questa dovrà essere erogata dall'INPS. Le regioni infatti devono occuparsi solo di trasmettere le pratiche al Ministero del Lavoro e all'Istituto di Previdenza Sociale, proprio perché si è deciso di saltare il passaggio intermedio attraverso le regioni, così da snellire la procedura burocratica. Mentre per quanto riguarda il fondo perduto, martedì il Consiglio regionale ha predisposto 30 milioni tratti dalla riprogrammazione di fondi europei e nazionali. Per il fondo perduto, martedì sera il Consiglio regionale ha stanziato altri 30 milioni, oltre ai quasi 20 già stanziati in prima istanza. I pagamenti per la graduatoria del fondo perduto sono già in corso. Entro Natale verrà completato il pagamento, quindi entro un altro mese verrà completato il pagamento, intanto di tutte diciamo, la graduatoria fino ai primi 20 milioni, e ora stiamo attrezzando gli uffici per fare in modo che anche tutto il resto della graduatoria, perché con altri 30 milioni di fatto andremo a soddisfare le richieste praticamente di tutte le aziende, di tutte le partite IVA, di tutte le agenzie di viaggio che hanno fatto richieste, e quindi nelle prossime settimane è un lavoro molto importante, sono decine di migliaia di domande. La regione Abruzzo non ha mai fatto una misura così importante dal punto di vista del sostegno economico alle imprese come questa in corso, che si aggiunge a quella da 12 milioni per le imprese che hanno effettuato investimento, che si aggiunge a quella da 12 milioni per le famiglie che abbiamo erogato tra aprile e luglio alle famiglie in difficoltà. 18.000 famiglie hanno ricevuto il nostro contributo prima ancora che il governo istituisse il reddito di emergenza e integrasse questa misura per le famiglie in difficoltà. Dal decreto di luglio è terminata ora la procedura per la riprogrammazione della spesa, così da finanziare le regioni. Si sarebbe potuto procedere in maniera più diretta, ha detto Marsilio, emettendo debito e così ottenendo subito la disponibilità per le regioni.